c'è grande entusiasmo da parte mia, ma un po' da tutta la squadra, da tutta la città, e credo che questo sia il sentimento che ci deve accompagnare principalmente durante questa avventura. Non la voglia di rivalsa o di rifarci da magari le delusioni dell'anno scorso, ma proprio la voglia di stupire e di fare grandi cose. In Europa di partite facili non ce ne sono, le squadre giocano tutte per cercare di fare risultato, perché è una competizione molto corta, è una competizione dove non ti permette di gestire il risultato, ma ti permette solamente cercare di vincere le partite. Non ci aspettiamo una vittoria facile, anzi, siamo consapevoli che sarà una partita difficile. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle delusioni importanti l'anno scorso e 2 anni fa contro Copenaghen e Nordjylland, e visto un po' anche il calcio simile e anche la vicinanza, credo che il Malmo possa assomigliare a queste squadre. De är till i säsongen. De har inte börjat ännu. Det är omtrent som vi startade i april månad. Då vet man hur alla är. Alltså, själv goda fotbollsspelare tränger tid. Alltså, jag tror inte de vill nog... De räknar nog med 3 poäng mot Malmö FF i utgångspunkten. Så är det så att de uttalar att de har respekt för oss. Och det är helt fint, men jag... registrerar också att det är ett visst press på dem, för det är en måste match för dem att hämta 3 poäng här. Il Malmo è una squadra che è sicuramente più avanti di noi in condizione, perché il campionato è molto avanti. È una squadra ben organizzata che fa della fisicità e della velocità la loro forza, e quindi bisogna fare una partita molto attenta, con grande tecnica, con grande velocità e avendo sempre un'ottima sicurezza difensiva. Come giocatore del Malmo, quello che conosco principalmente è Rosenberg, perché poi ha giocato a livello internazionale un po' di anni e quindi non è una novità. Poi c'è un giocatore che ha giocato in Italia al Palermo, se non, al Novara, Mehmeti, ha giocato qua in Italia qualche anno, e poi gli altri, insomma, li stiamo studiando. Potremo vincere, vinceremo la partita solo mettendo in campo grande voglia, grande attenzione e grande rispetto verso i nostri avversari.